Come liceo Pertini abbiamo partecipato molto volentieri a questo progetto. Siamo un liceo genovese abbastanza grande, 1200 studenti, svolgiamo tante attività nel sociale e quindi abbiamo accettato di buon grado di collaborare a questa attività e soprattutto in questo caso l'aspetto positivo è stato che la scuola si è posta come centro propulsore per delle iniziative che sono nate dagli studenti. Questo film è un musical ambientato negli Stati Uniti degli anni 60. La peculiarità è data dal fatto che è stato realizzato solamente da ragazzi. Si pensa alla sceneggiatura, alla scenografia, anche alla stessa coreografia del corpo di ballo. E non dimentichiamo le colonne sonore che sono state scritte dal mio caro amico Piero De Marchis e sono state registrate da un'apposita orchestra messa su, appunto, composta solamente da ragazzi. La musica per me è uno strumento che si usa per trasmettere emozioni all'ascoltatore e io ho composto questi brani per le colonne sonore del film Cuore in guerra proprio per appunto rispecchiare maggiormente le emozioni nelle determinate scene degli attori. Questa esperienza qua è stata molto utile e mi ha arricchito proprio perché mi ha dato l'opportunità di suonare con una vera orchestra. Quindi vuol dire che dietro ogni aspetto, piccolo o grande che esso sia, vi è sempre la mente creativa di un giovane. Per questo abbiamo voluto mettere a disposizione della nostra collettività la nostra creatività in un progetto il cui ricavato sarà destinato al Fondo Malattie Renali del Bambino. La scelta proprio del Gasline non è stata casuale, infatti. Questo è voluto essere un futuro che aiuta il futuro più sfortunato a rialzarsi e a riprendere il volo. Noi siamo il Fondo Malattie Renali del Bambino, ma ci chiamiamo veramente il futuro ritrovato, perché sono ormai 30 anni che io e un gruppo di miei amici, quando eravamo ancora ragazzi, siamo stati tutti convocati per dare un futuro a questa grande associazione. E noi siamo veramente un gruppo di amici che ci crediamo fortissimamente. Crediamo non solo nel Gaslini, che è un'istituzione meravigliosa, ma crediamo nei ragazzi perché assolutamente devono portare avanti questo nostro sogno, cioè di aiutare i bambini che sono molto più sfortunati di tanti altri. Quindi, cosa faremo con col provento di questo loro film che presenteremo a Genova? Con l'entusiasmo che ormai ci caratterizza da tanti anni, compreremo un nuovo ecografo super tecnologico che aiuterà questo nostro reparto a portare avanti una grande avventura, nuova avventura, quella dei trapianti al Gaslini. Il trapianto renale che da questo centro viene eseguito nei bambini da ormai da 30 anni, ma che dall'inizio di quest'anno vede l'attività chirurgica, materialmente l'intervento di trapianto effettuato nel nostro istituto. Ma Cuore in guerra non è solo questo, è un musical che parla d'amore, ma parla anche di violenza. Infatti non bisogna dimenticare che le storie dei protagonisti vengono raccontate sullo sfondo di un'America insanguinata dalle lotte per i diritti civili e dal razzismo. Quest'ultimo continua ad essere un tema molto caldo ancora oggi e proprio per mandare un messaggio forte alla società abbiamo voluto far diventare questo film un progetto di integrazione, chiamando a recitare con noi un gruppo di richiedenti asilo provenienti da paesi in difficoltà. Oggi siamo qua con i ragazzi ospiti a Casa Bozzo che si sono resi disponibili a partecipare a questo progetto inquadrato nell'alternanza scuola-lavoro. Mi fa piacerebbe di essere con questi ragazzi italiani che così giovani fanno questa cosa per i bambini all'ospedale. E questa è la mia prima esperienza con questi ragazzi. È una buona cosa. È una soddisfazione aver avuto questa opportunità perché proprio attraverso i giovani, soprattutto i ragazzi che hanno coordinato e gestito questa attività, che la Marina vuole riuscire a far passare un messaggio. Un film realizzato da più di 200 ragazzi provenienti da istituti diversi, tutto realizzato sotto il segno della voglia di fare, anche se con un'unica condizione, ovvero di farlo insieme.
abbiamo capito che lo stare insieme è ciò che ci rende forti. Siamo diventati da perfetti sconosciuti a una famiglia che sa affrontare insieme i problemi di una produzione cinematografica. La soluzione è arrivata solo nel momento in cui tutti insieme ci siamo messi a cercarla. Abbiamo capito come la collaborazione sia fondamentale nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni sul lavoro e, perché no, anche nelle relazioni internazionali fra gli stati. Sono molto contenta di fare questa intervista e soprattutto di avere a che fare, di interloquire con dei ragazzi, degli studenti che mi hanno veramente entusiasmato con il loro progetto. Ovviamente la ragione per cui il mio ufficio ha collaborato con entusiasmo a questo progetto, alla realizzazione del film Cuori in guerra, è dovuto anche al fatto che questo film si ambienta negli Stati Uniti. Noi siamo entusiasti di appoggiare questo progetto di questi ragazzi che non solo studiano ma vogliono anche lavorare, che vogliono creare qualcosa che rimanga nel tempo, nel futuro e che per giunta riesca anche ad aiutare gli altri. Lavorando con questi ragazzi, assaporando il loro entusiasmo, mi è stato confermato una volta di più che i giovani sono il futuro. Il futuro, che sono i nostri tre ragazzi, si impegnano per aiutare il futuro. Un'attività di beneficenza come questo video, come questo film che viene realizzato, significa investire molto da un punto di vista etico, da un punto di vista di responsabilità e da un punto di vista di partecipazione complessiva. Questo film vuole rappresentare una speranza per un futuro migliore, un futuro che poggi le basi sulla ragione e sugli scambi fra i popoli. Noi grandi del Fondo Valetere Nale del Bambino crediamo fortemente nei giovani, in questi ragazzi così volontarosi. Il Gaslini crede nei giovani. La Marina Militare crede nei giovani. Crediamo nei giovani. Gli Stati Uniti d'America credono nei giovani.